I lavori, per giudicare corretta la posizione del governo, direi sacrosanto il discorso del ministro Vito e corretto il ragionamento sui tempi che devono essere rispettati. Il paese ha bisogno di tempi certi, ha bisogno di risposte rapide e funzionali ai tempi che stiamo attraversando, per cui sottoscriviamo in pieno il ragionamento fatto dal ministro per i rapporti col Parlamento. Ci teniamo a esprimere un rammarico, perché ovviamente questo tipo di procedura non ci consente di discutere alcuni emendamenti anche della Lega che avrebbero potuto migliorare il testo. Faccio riferimento per esempio all'emendamento Dozzo e altri sulla benzina per le regioni di confine, piuttosto che Bitonci Montagnoli per la responsabilità di amministratori, o anche altri che sono funzionali a premiare gli enti locali virtuosi, il mondo delle autonomie che risposte in questo senso avrebbe potuto averne. Però rimetto la palla nel campo di chi l'ha lanciata, perché onorevole Vannucci, non si può venire a parlare di riforma costituzionale per superare il bicameralismo dopo che voi avete bocciato una riforma costituzionale che questo prevedeva. L'avete fatto in maniera assolutamente decisa e assolutamente pesante. In più non si può venire qui a dire che si collabora e farlo a giorni alterni. Siamo stati fermi settimana scorsa su un emendamento, per l'illustrazione di un emendamento, un'ora e 45 minuti in aula, ovviamente con una posizione che a me, magari mi sbaglio, ma è parsa un filo ostruzionistica. Per cui credo che bisogna aprire un rapporto di collaborazione su tutte le riforme che sono necessarie. C'è la necessità di riforme, noi siamo qui per affermare con forza la necessità di riforme, ma non si possono volere le riforme un giorno sì e un altro invece no.